Andiamo a vedere ora come rendere il condizionale in inglese. Parliamo innanzitutto dello zero e first conditional. Iniziamo col zero conditional, dove abbiamo nella prima proposizione un simple present e anche nella seconda un simple present, per indicare quindi una realtà sempre vera. Quindi, ad esempio, if this thing happens, se questo accade, then that thing happens. Quindi, then, quindi, that thing happens. Quell'altra cosa accade. Il periodo ipotetico zero, anche chiamato zero conditional, viene impiegato quando il tempo a cui si riferisce la frase è adesso o sempre e la situazione è reale e possibile. Il periodo ipotetico zero viene spesso usato per esprimere verità di carattere generale. Entrambe le proposizioni della frase sono al presente. Nei periodi ipotetici di tipo zero, la parola if può in genere essere sostituita dalla parola when. Quindi posso dire when this thing happens, quando questo accade, then that thing happens. Quindi quella cosa accade. Vediamo qualche altro esempio. If I go to sleep, if I go to the shop, se vado al negozio, I buy milk, io compro latte. Il first conditional invece è composto da una proposizione con il present simple, retta da if, e un'altra proposizione con il future simple, quindi con will. Il first conditional viene impiegato per riferirsi a un tempo presente o futuro quando la situazione è reale. Ci si riferisce a una condizione possibile e alle sue probabili conseguenze. In queste frasi, la proposizione secondaria è al simple present e la proposizione principale al simple future. If this thing happens, se questo accade, then that thing will happen. Allora quell'altro succederà. If I go to the shop, al presente, se vado al negozio, I will buy milk, comprerò il latte. If I see him, se lo vedo, I will tell him, glielo dirò.